Oggi l'inaugurazione di questa sala d'attesa, quanto è importante questa iniziativa? Questa iniziativa è di estrema importanza perché dimostra quanto vivace sia il mondo del volontariato. Noi abbiamo questa donazione di questa sala d'attesa ad opera dell'Associazione Salute Donna, nella persona in particolare della sua Presidente Nazionale Anna Mancuso, che hanno voluto donare questi nuovi arredi per rendere questa sala d'attesa particolarmente confortevole e aiutare quindi i pazienti oncologici in un momento specifico della loro malattia, che è appunto l'attesa di quello che mi dirà il medico fra qualche minuto quando mi riceverà, mi dirà se la malattia sta rispondendo alla terapia, mi darà una prognosi, e allora sono tutti quei dubbi e quelle angosce che assalgono qualunque paziente in attesa di ricevere queste notizie. Quindi pensare di poter trascorrere questi momenti di attesa in un luogo più confortevole è un segnale di estrema sensibilità e disponibilità che ci proviene dal mondo del volontariato e rispetto al quale dobbiamo assolutamente essere grati. Questa iniziativa di oggi è stata realizzata da tutte le volontarie della provincia di Catanzaro. Io devo dire grazie alle mie volontarie perché sono dei vulcani. Praticamente sono riusciti a raccogliere questi fondi facendo mercatini in tutti i paesini, anche in Sila. Le immagini che mi mandavano, le fotografie della Sila sotto la neve a fare il mercatino, magari sotto i portici di un ristorante, quindi sono state bravissime. Salute Donna passa dalle parole ai fatti e noi il messaggio che vogliamo dare è proprio questo, la trasparenza, e quando andiamo a parlare con i cittadini, a chiedere di sostenerci, lo facciamo sempre con un progetto concreto che si può verificare, si può vedere. Oggi la sala d'attesa è uno di quei progetti concreti. Beh, intanto un'iniziativa che va un po' a, come dire, a completare quello che è un percorso che è stato iniziato da me, lo vorrei ricordare, un po' nel 2000 noi abbiamo attivato questo reparto di oncologia ospedaliero per la prima volta. Io ho avuto l'onore di essere il primo primario di oncologia medica, nonché direttore del dipartimento, e devo dire che sin dal primo inizio di questa attività abbiamo sempre pensato a quello che dovesse essere un percorso di umanizzazione delle cure. In un convegno che abbiamo fatto qualche tempo fa, una delle mie collaboratrici, la dottoressa Rania, ha un po' ricordato quello che era stato il percorso in tutti questi anni, che è passato attraverso tutta una serie di iniziative che hanno, come dire, avuto come focus importante proprio l'umanizzazione delle cure per il paziente oncologico ed oncoematologico. Cioè, noi abbiamo sempre ritenuto che questa dovesse essere la casa dei pazienti e credo che questo spirito è rimasto e spero che rimarrà sempre nel tempo. Cioè, di una struttura molto particolare, un ospedale monospecialistico, forse l'unico nel sud Italia, che è allocato all'interno di un parco, che è qui il Parco del Ciaccio, e come dire, è con tutto un percorso che è un percorso dedicato al paziente. Non è stato poco, credo che sia stato uno sforzo molto importante e credo che, diciamo, come dire, resta un punto importante di riferimento, come riconosciuto dai pazienti non solo di questa provincia ma anche dell'area extraprovinciale, che continuano ad affidarsi alle nostre cure veramente confidenti di poter ricevere sempre, come dire, non solo una parola, ma di ricevere le cure migliori che possono essere erogate in questa regione.